Buonasera cari videospettatori e bentrovati in questa nuova diretta su Twitch. Un saluto anche a chi sta guardando questo video differito su YouTube. Invito loro, come sempre, a seguirci sul canale Twitch perché siamo in diretta tutti i giorni dalle ore 21 alle ore 23:30, ragazzi. Quindi venite anche voi in chat, venite anche voi in diretta, seguiteci in diretta, ragazzi, perché siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui, siamo qui. E oggi continuiamo ancora The Long Dark, ragazzi, cerchiamo di finire almeno le missioni secondarie, così possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti. Buonasera, buonasera Tris, buonasera, buonasera Tris, buonasera. Come stai Tris, tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Noi perché stavamo qui? Che dovevamo fare qui? Tutto bene, tutto benissimo in realtà, tutto benissimo, tutto stra bene, tutto troppo bene come ho sempre detto, quindi succederà qualcosa. Vi ho avvertito, voi non dite che non vi ho avvertito perché... Cioè. Allora, noi dobbiamo andare, il mosso lo vedete, giusto? Perché ho chiuso e aperto già, noi invece non lo vedete. Ma perché? Perché? Perché papà? Perché? Perché voglio capire questa cosa? Perché? Mo' funziona. Cioè, non ha senso. Non ha senso. Non fare spade nel mondo sono giovine. Non è colpa mia. Cioè, non è colpa. Assolutamente non è colpa mia. Assolutamente. Se esplode, capita, è capitato. Ma perché c'ho peso così tanto? Perché? A proposito, io potevo creare qualcosa. Ah, potevo riparare. Ecco che dovevo fare, riparare questo qua. No, per le seccati. Ma che è sul muro? Cazzo, i lupi. Scappa, scappa. Ma dai, ma posso mai fare sta storia? Se lui gioca fuori. Comunque, noi dobbiamo andare. Questo non lo troveremo mai. Se scorte di tutto, non mi interessa. Ma comunque, dobbiamo passare questo ponte qui. E andarcene qua. Queste scorte qui. Andiamo a vedere quest'altra scorta. No, le dicerie. Andiamo qua e poi saliamo qua sopra, ragazzi. Questa è la missione di oggi. A parte i lupi. Magari scappano. Ma perché siamo così pesanti? Ancora seguendo questi. Vaffanculo. Ma qua ci dovrebbe essere. A questo punto non voglio salire sulla corda. Cioè, i lupi stanno morendo da soli. Vabbè. Cioè, il cervo li ha attaccati, secondo me. Grande cervo, grande. Così si fa. A questo punto, se girassi da questo lato, che io non ho visto,
Che trovo qualcosa di diverso qua. Vediamo. Finalmente è sparito il coso sotto. Vediamo se pure i lupi. Invece no, voleva morire. Poi dove stiamo? Qua? Ah, ok, siamo andati qua giù. Ok, qua non è il caso. A meno che non c'è qua. Ma tre lupi vedo là già. Palle questi lupi però, Dai. Non è fattibile come cosa. Allora sto. Non mi sento le mani. Già si è freddo questo cazzo! Questo viene fino a qua dietro. No, non c'ho l'esca per il fuoco, maestro, non trovo. Non c'ho un'esca. Come lo accendo? Come la faccio l'esca col giornale? Tipo, mi serve. Ma dai! Ma dai! Ma dai! C'ho manco un giornale, niente. C'è allucinante, oh. Come cazzo lo faccio? Usa, usa. Come lo... Ah, aspetta, questi cosi posso farlo. Dove cazzo stanno? Cioè, guarda qua, non ci stanno quelle spighe ora da nessuna parte. Le spighe, come cazzo si chiamano? È normale, non c'è un giornale, un qualcosa.
Massimo, moriamo ora. Cioè, allucinante, non ci stanno, non ci stanno quelle piante che mi faceva pure mangiare, tra l'altro. Se troviamo in qualche macchina di questo, potrei entrare in una macchina e riscaldarmi un po'. C'è qualcosa là a terra. Disettico. Vuoto. Esci. Ah, ecco qua, frantuma. Non perdiamo energia, cazzo. Ah, c'è uno zaino qua. I can always use more food. Ok, inventare, vediamo un attimo la revolver. Vabbè, no, cazzo ce ne frega. Mi fai passare? Qua il ponte è bloccato, quindi non c'è niente. Torniamo là. Accendiamo il fuoco là, ce la facciamo con l'energia? Sì, ce la dobbiamo fare. Tanto poi al massimo dormiamo pure lì. E poi raccogli le batterie, serve più peso per le distruzioni. In realtà no, non mi serve, però se servissero a qualcosa con le batterie, cioè oddio, quello servono perché quando c'è l'aurora praticamente funzionano, quindi devo usare come corrente, però dai. Ok. Accendi. That should help warm things up. Ci ho rotto proprio male a prendere sti ramoscelli qua a terra. Raccogli.
starting to weigh me down. Mangiamo. Cioè 36 minuti. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. No, rischio infezione, ciò. Beviamoci su. Oh, non ce la facevo a correre. Come scappo? Ho appena visto il fucile. Ah, come scappo. Non ce la fa manco a camminare. Posso manco correre. Devo anche evitare di scappare, tanto mica lo colpivo quello da mira. No, l'avrei colpito e l'avrei fatto molto male. Ma molto male. Ripeto, molto male. Dove vediamo questo qua quando ci mette per essere rotto. Noi ci passiamo tutta la notte qua. Come siamo messi? È quasi buio, quindi ci passiamo tutta la notte qua e poi proseguiamo. Mi servirebbero però i tronchi grandi. Quanto tempo ci vuole? 45 minuti, vai. C'è quell'altro albero lì. Sì, ma devo buttare roba allora, dai. Non ho più piano.
Cioè, detto ciò, ho tre revolver qua dentro. Azione, scarica, scarica. Sudi. Azione, scarica, scarica. Perfetto. No, avresti sparato qualche colpo e l'avresti sempre mancato. Allora, lascia tutto. Poi abbiamo questo, lo possiamo lasciare per il momento. Poi possiamo lasciare le due revolver che ne abbiamo. Ok, quindi facciamo così. Lascia. Poi andiamo di nuovo qua. Posiamo sta roba, quindi abbiamo l'arco, lo possiamo lasciare. Vabbè, la pistola pure la possiamo lasciare alla fine. Non è possibile, quanta roba devo buttare a terra? Bossolo del revolver, buttiamolo qua, lascia tutto. Ok, quando mancava il fuoco, secondo me ci facciamo un po' di legno. 5 ore. Ma come, siamo di nuovo pesanti, ma dai. Frantuma. Frantumo. Ok, dobbiamo un attimo. Mangiamo. Poi beviamo. Ok, 10 ore, quindi possiamo dormire. 9 ore, dormi. E poi ci facciamo l'ultima ora che ci mettiamo a cucinare un po' di roba. Dopo sarà notte fonda, infatti. Ok, abbiamo 3 ore. Allora, buttiamo sti bossoli, dove cazzo stanno?
like I survived another night. Allora, quanto rimane? 2 ore, ok, quindi possiamo farci un po' di sta roba, cuoci uno, cuoci due, bevi. Ok. Abbiamo fatto tutto. Ce ne possiamo pure andare ora. Quindi noi siamo qua. Dobbiamo salire e andare a destra. Ok. Roba qua l'abbiamo buttata. Ok, seguiamo la strada. Devo salvare però ragazzi, perché sennò finisce. Sopra scrivi, conferma, accetta. Ma però si sembra affaticato, ma com'è possibile? Si sembra affaticato questo, eh? C'è manco niente addosso di interessante. Bravo, scappa che a me. Andato bene? Sì. È sfaticato, quindi ogni micro movimento dà fatica. No, no, effettivamente è così, senza dubbio. Senza dubbio alcuno. Senza dubbio alcuno. Come scappa, vedi? Come scappano? Prima fanno i fighi e poi... Fagli fare esercizio e un po' d'allenamento. All'improvviso, oh, all'improvviso sto stronzo. Sto stronzo. Se uno non si può distrarre un secondo. Morso alla testa addirittura ho beccato. Ecco.
Ma com'è che ci sono tutti questi lupi qua? Ma dove cazzo sto andando io? Ah, qua c'è la grotta, ma non me ne frega a me. No, mi sa che da qua per forza devo andare. Per forza da qui. Ah, c'è la corda per salire sopra. Guarda che stronzo all'improvviso senza dirmi niente. Oh. Ma il problema è che io sono pesante per prendere la corda. Quello è il mio problema. Vedi, troppo carico. Ma perché sono così carico? Tra l'altro 3 kg. Ah, la carne forse. No, si sono rotte tutta sta roba. Non la posso riparare. No. Madonna mia. Infatti la carne che pesa un bel po'. Non la posso manco mangiare, quindi tipo la devo lasciare a terra. Siamo a 31. 30 e 21. Vediamo se posso buttare qualche altra cosa. Ok. Vai. Ma che ti ha fatto di male? È venuto sulla sorta. Non proprio così, non è proprio, non era proprio un saluto quello. Anche se sto morendo di freddo. Già. Quindi forse era meglio stare in quella grotta. Vabbè, andiamo, dai. Rischia assideramento, vedi? Altri lupi là. Ti pare. Non l'ho ucciso, un colpo di fucile. Allora, è qua che devo andare, vero? Sì. C'è pure una macchina che non sembra che l'abbiamo aperta. Finendo pure i colpi del fucile, quindi. Esci dal veicolo. Tra il veicolo. Andiamo alla lattina. Oggetti vuoto. Vabbè, andiamo alla casa, dai, in fondo, dai. Okay, qua mi sa. Ciao, la nuova Landa, buonasera. Qua lì la casa. Che non ci siamo mai andati in quella casa.
Ma che è quel coso? Ragazzi, che è quel coso laggiù? Che cazzo è sto coso? Ah, sto pure tremando. Un alce. Sì, un alce. Alce. Oh, buonasera Alessia. Buonasera a lei. Come si suol dire in Gabitiemb. Ritiro del muratore. Sei pure accecato. Eh sì, mi ha colpito John. L'hai capito? Allora, fuoco. Combustibile non ho nulla. Cazzo, eccolo qua. Ok. Accendi fuoco. Thank goodness for that. Ma 31 minuti, cioè. Oh, qua c'è un portello. O forse sono i libri che possono prendere fuoco. Almeno servono a qualcosa. Se i libri non servono mai a niente. Tanta roba mi ha dato. Io già sono strapieno. Oh, l'arco e le frecce. Mannaccia, mannaccia. Cartuccia per fucile, ascia. Giornale. Ma da quando sei puntuale? Quando mi fanno arrivare puntuale perché mi cacciano via e quindi sono costretto ad essere puntuale. Una giacca. Tanta cazzo di roba c'era qua dentro. Ma 31 minuti, un'ora. Ok, sono un'ora. Apri, cioè, la porta sta a terra. Che vuol dire apri la porta? Scusatemi. Ma che... Apri la porta, ma come si... Perché papà, perché? Ah, forse c'è il carbone qua dentro. Perfetto. Un po' di legno l'abbiamo trovato. Alle 21 ancora... No, in realtà ero morto. Alle 21 ero già online. Detto, mi hanno cacciato e quindi devo, cioè, non posso non essere puntuale. Allora, perlustriamo però qua dentro. Ok. 3 ore. Devi essere un minimo coerente. Mi hanno cacciato, quindi, cioè, la causa per quale io faccio sempre tardi mi ha cacciato. Quindi di conseguenza non posso fare tardi poi, capito? Allora, inventario. Alle 21 fai partire il banner, poi in realtà c'è sempre le 21:30 minimo. No, in realtà ero alle 21 e qualcosa, 21:05, 21:10 massimo. Ma proprio massimo, proprio massimo. Volevo fare una cosa, non mi ricordo cosa. Appunto, quindi chi lo caccia da casa? Le solite scuse assurde. Possibile o no, niente. Quindi sì, abbiamo preso calore, ok, un po'. Vorrei fare tipo le solite tisane. Cuoci. Ah, cioè abbiamo i fagioli di maiale, fagioli con maiale, non fagioli di maiale, un po' difficile. Fagioli con maiale, slot cucina, cuoci. Barattolo di caffè, facciamoci il caffè. Allora, questo lo lasciamo. Porca minza.
Allora, questo lo cuciniamo e ce lo mangiamo pure, va? Caffè lo beviamo. Siamo quasi a posto, noi. Allora, vediamo sulla mappa. Qui c'è dicerie. Quindi qua intorno ci deve stare pure qualcosa sulle dicerie. Cosa? Vediamo se a terra c'è qualcosa. No. Ok, per qua intorno. Allora, finiamo questa missione secondaria, almeno continuiamo la storia. La vedo dura. Ah, ma forse l'alce, sapete? Ma vaffanculo. Per solo tre colpi. Guarda quanto trema, sa. È morta l'alce. Tutte scuse. Ma nel portale all'interno c'era qualcosa? Sì, l'ho presa la roba, c'era nel portale. Ma tutte scuse di cosa, Alessio? La vedi dura invece di fare le dirette da 20 minuti e 62 ore, forse faresti più strada. 47 kg di carne. 43 kg di carne. Ci vendiamo solo 6. Gonna be able to carry this load for much longer. Mamma mia, per 6 kg addosso, sta c'è una tragedia questa, dai. Hai solo 6 kg di carne addosso. Anche se stai portando. Non è l'alce, quindi la diceria. Chissà che cazzo c'è qua dietro, quella da cercare. Ma devo fare legna io, comunque. Non c'è nessun tronco grande, vero? Andiamo qua. Sì, nanovolante è sempre deludente, sì. Confermo che è deludente proprio. Col fattore che crede a quello che dice. Sono una bruttissima persona, quindi che vuoi da me? Eh no, è lei, Alessia, che ha scritto una nuvolante, è sempre deludente. Cioè, c'è scritto così, o non so. Capisci come sempre a fave. Non è volante e anti-hack deludente. Allora, un'ora non basta. Quindi 56 minuti. Scaffale, 1 ora e 30. Ora non possiamo scassare niente. Cioè, un'ora si spegne il fuoco. Vabbè, ma devo buttare la roba a terra, stiamo andando troppo piano. Qua è vuoto, apri il portello, è vuoto. Quindi. Allora, questo lo lasciamo a terra, sicuro.
qua lasciamo a terra pure l'ascia. Questa lasciamola. L'ascia la lasciamo. La pistola no, però questo sì. Il letto pure lo lasciamo. Quando manca 42 minuti, 42 minuti, che possiamo fare? Legno, ci serve un po' di legno. Eccolo là. E bastone, bastone. Bastone, bastone. Questo 5 minuti, vero? Sì, ce la facciamo allora. Avevo capito benissimo, facevo il finto tonto e ci riusciva benissimo. Comunque non sono previsti rigori per il Milan. Non gioca chi sì. Ma magari le tira qualcun altro. Magari qualcuno che c'ha nel fantacalcio. Che oggi manco la formazione ho messo. Per una brutta persona. Colpa di una brutta persona. Frantuma. Ah, ok, 2 ore. Ora ci ragiona. Scassiamo pure questo. Ah no, forse la carne si brucia. Infatti. Mi sono proprio dimenticato che si potesse bruciare. Fanculo a me. Ok, facciamo solo un'ora inutilmente. Slot cucina, cuoci questo, cuoci questo e basta. Non sai cucinare? No, infatti non so cucinare, non ho mai detto che so cucinare, quindi. Mai detto il contrario. Lascia tutto. Lascia pure questi, che tanto ci abbiamo quegli altri cosi là. Questa la lasciamo. 1, 2 e 3 lasciamo. Più che altro cosa sa fare? Tutte le cose che non so fare, le so fare, no? Non è difficile, è una volante, eh? Cioè, potevi arrivarci anche da solo. Impegnandoti, però ci potevi arrivare da solo. Quattro ore. Buonasera Pimpi. Prima o poi farà le dirette culinarie, la sento. Sì, anche io me lo sento che a breve farò delle dirette culinarie la mattina, tipo. A ora di pranzo, tipo, eh. Appena prendo la webcam. No, non cucino io. Cucino un'altra persona. Però ve la farò conoscere prima o poi.
Culinare nel senso che spiegherà come avere 1.000 teste. Sì, anche, potrei anche fare così. Anche perché è abbastanza fortunata, quindi potrebbe anche spiegare quello. Ma soprattutto con gli eroi. Gear's starting to slow me down. Dai, che ce la facciamo, dai, che ce la facciamo. Oh, tipo si è bruciato di nuovo, guarda. 20 minuti per bruciarsi, invece se la mangia al volo. Cioè, ma guarda la carne di alce, quanta roba mi dà. Ma è assurdo. Anzi, allora ti devo reclutare per forza. Tu stai attenta che prima o poi. Allora, la carne dobbiamo per forza aspettare, quindi facciamo passare il tempo. Ecco fatto. Prima o poi lo sai che succede. Allora, acqua, cuoci, slot, acqua, cuoci. No, devo far incazzare una persona. Altro di ci sono quasi riuscito. Beh, diventa la persona che puoi far incazzare. Cioè, 2 minuti, 1 minuto per sciogliersi. Ok, facciamo pure questo. Bevi. Bevi. Sì, no, ho pure bevuto, non solo mangiato. Quanto dura? 6 ore. Quindi facciamo 5 ore. Ma appena iniziata la notte, 5 ore sarà notte fonda. Vediamo se posso mettere qualche altra cosa qua dentro. Passo 7 ore. Vabbè, facciamo 7 ore, dormi, vediamo che succede. Ah, devi passare la notte nella volante, quindi non è che posso fare molto. Boh, questo c'ha sempre sonno, c'è sempre a dormire. Fatte notte fonda, do cazzo vado a notte fonda. Però ci andiamo lo stesso, vediamo come siamo messi a notte. Cosa sarà una coincidenza? Allora, cuoci, perché non posso cuocerlo? Ah, non ho acqua addirittura. Ho fino l'acqua. Bene, sono nella merda quindi. Vabbè, andiamo di notte. Ma che ci importa, giusto? E ce ne frega. Non dobbiamo trovare solo le dicerie di coso qua. Figurati se troviamo qualcosa. Potevi andare a togliere le corna dall'alce e poi metterti in un cappello. Sì, no, effettivamente così facciamo i Watch Dogs, ma non me lo fa fare.
Purtroppo non me lo fa fare. Eccole qua. Ok, prima cosa prendiamoci questo. Indossa. Questi li lasciamo. Poi ci abbiamo 1.9, 1.9, 1.9, 1.9. Lasciamo questa, quindi. I pantaloni 0.7, 1.7, indossa. E lascia le scarpe. Lascia. Quando si devono riparare questi. Chi è confuso adesso? Io sono confuso. Ah, aspettate che ho trovato questa cosa qui. Allora, vediamo un po'. Ho trovato questo che ci dice. Ah, questo è il portello del bunker. Cazzo, c'è pure un bunker quindi qua. Se state leggendo qui avete trovato la mia scorta dietro al vecchio posto del muratore. Ho riaperto il mio vecchio bunker. Le cose si stanno mettendo male qui. Dirigetevi al nord dello spiazzo del Capomastro. Attraversate la strada e poi salite su una collinetta tra le rocce. Seguite l'erba del prato e ci siete. Lì potremmo aspettare la fine di questa faccenda. Ma qua dobbiamo aspettare che c'è l'aurora boreale. Mamma mia. Eccolo qua il bunker. Hai i grilli per la testa. Ma perché? Dobbiamo aspettare che ci sia una notte con l'aurora boreale, ragazzi, per riuscire sul bunker. Quindi possiamo farlo. Vorrei fare solo questo, dicevi di... Ah, lupo aggressivo. Andiamo. Andiamo a uccidere il lupo aggressivo. Dobbiamo uccidere quel lupo aggressivo di merda. Se riusciamo ad arrivarci. Stiamo andando bene, sì. Stiamo andando bene. C'è da dire che ce le cerchiamo pure noi le cose, comunque. Di notte, al freddo e al gelo. Qua, dove andiamo? No. Proviamo ad andare da questo lato tagliando, vediamo che succede. Ma c'è sempre una montagna. Ah, c'è sempre l'affanno questo, mamma mia. Possiamo anche salire su sta montagna, quindi dobbiamo pure aggirarla. Mangi pizza a tutte le ore per forza. In realtà prima ho mangiato la pizza, ragazzi, giusto per farvi rosicare un po'. Boh, ma che giro mi sta facendo fare? Io come ci arrivo qua sopra? Cioè, sono andato tutt'altro lato. Boh, non capisco. Non capisco, non capisco, non capisco. Assolutamente non capisco. Mangi pizza con i kiwi, cosa vuoi dire?
Guarda, in realtà potrebbe anche essere buona, pensandoci. Ma no, non l'ho mangiata con i kiwi. È che poi, tra l'altro, secondo me, anche la pizza con i kiwi ti farebbe rosicare a te, visto che al massimo mangi le piadine. Al massimo, cioè proprio esagerando. Salvataggio. Se mi fa salire su questa montagna, ma la vedo difficile. Invece sì, c'è una strada. Oh. Ma perché non mi fa salire? Ok, ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po' questa strada dove ci porta. Da nessuna parte, siamo tornati di nuovo qua. Pensavo di aver trovato il passaggio segreto per il paradiso, ma invece. Quelli sono lupi? Non hai mai mangiato le piadine romagnole, quindi non sai minimamente. Ma tu queste piadine. Tieniti le piadine, mi tengo la pizza. Le piadine sono buone, sono buone solo quelle là turche. Col kebab. Ma giusto perché c'è il kebab dentro. Farà giorno prima o poi, giusto? Allora, per farti capire, capito, a che livelli siamo. Cioè, cazzo, ma indicare una strada, un qualcosa, no? Non mi attacca, vero? Non mi stai attaccando, vero? Invece. Equipaggio. Che schifo che va per peggio di Wurster. Ma se tu fino a 5 minuti fa te li mangiavi Wurster. Vero cosa? Che li mangiavi fino a 5 minuti fa. Vabbè, dipende dal kebab, ovviamente. Niente, qua dobbiamo tagliare. Andiamo da qua. Dobbiamo tagliare da qua, però boh. Ah, dipende dal kebab baro, pure i sushi fa cagare in molte parti, chissà come cazzo lo fanno. Ma mica sempre. Eccola qua, la grotta del lupo, quindi io devo uccidere il lupo ora. Cazzo. Cazzo. Salvataggio. Sovrascrivi. Come cosa dico? Come cosa dico? Vedo niente. Dove stai, lupo di merda? Ignorante.
Vabbè, pure il sushi, cosa mangi? Vedi, vedi, adesso vedi. Cioè, vedi. Un tizio. Ah, ok, il lupo aggressivo, se non è la prima volta l'abbiamo fatta, quindi. Perfetto. Però voglio leggerla la storia, però fa un cazzo di rumore sta roba. Ma questo è il bengala che ho buttato prima. Eh sì, ci dobbiamo fermare. C'è un letto qua dentro? Allora, facciamo spazio, facciamo questo. Non c'è il materiale per accendere il fuoco, cazzo. Ma vaffanculo, vaffanculo. Dove sta questo? Che non lo vedo. Eccolo là. Niente, non lo prendo mai. Vabbè. Vabbè. Cazzo ho preso che è volato tutto? Inventario. Medicine. Band. Usa. E palle. Se dovevamo mangiare il pesce, lasciamo per fini. Boh, non capisco. Vabbè, ormai. Che due palle. Ma si mi fa curare. Consumo molto le band. Dolore, dolore, dolore. Ottimo. Usa, usa. Usa, usa. Usa, usa. Cioè, mi serve legno per accendere il fuoco. Cioè, assurdo, assurdo. Cioè, 3 su 3, manco uno. 3 su 3, oh. Ma vaffanculo, va. Capito che è notte, però. Io sono una sterminatrice seriale di sashimi. Fammi sparare, cazzo, niente. Ma che è successo? Cioè, sono svenuto addirittura. Sono svenuto.
Nessuna arma nell'inventario. Questo non l'ho capito. Non l'ho capito. Che vuol dire nessuna arma nell'inventario? Vaffanculo, che ci fai tu qua dentro? Tra l'altro io sto girando qua perché ho bisogno semplicemente di legna. Cioè, non posso uscire da qua dentro perché sono questi lupi qua fuori. Cazzo trema. No, troppo tardi. Ce la faremo prima o poi. Ma che cazzo prendo che esce così tanto... Cioè, di che cazzo parliamo? Ultimo salvato, ultimo checkpoint. Vediamo un po'. Quante qualità in un solo uomo? Fortuna non fai il cacciatore, altrimenti... Altrimenti imparavo. Cioè non ha senso sta cosa. Non capisco perché non li prendo a sti lupi. Mando con i due. Non mi dà manco il tempo di mirare quando dice lui. Vabbè. Ma arriva un altro lupo. E già sta qua. Cazzo, sto perdendo pure sangue. Dove ho mirato? Cioè, dove cazzo ho mirato? Che palle. Se continui così diventi un blob. Devo capire come sparare, cioè non capisco perché quei colpi là non vanno a segno. Ma perché non scappa quando gli butto il coso? Perché?
Dai, alza di nuovo di 3 ore. Cioè, col fucile non è morto. Ok, dovrebbero essere morti a sto giro. Oh, come on. Che sento camminare? Ecco perché sento camminare, stronzo. Stronzo. Ma che cosa sta applicando la benda a cosa? Non c'ho niente praticamente. Ok, solo rischio congelamento. Devo andare a fare il legno qua. 45 minuti e morirò assiderato. No, strano. Strano. Ok, andiamo qua dentro. Facciamo il fuoco. Ma non me lo fa costruire il fuoco qua dentro. Cioè, sto facendo tutto sto casino per questo e non mi fa fare il fuoco. Ma è serio? Ah, perché è più vicino. Ok. Accelerante, accendi fuoco. Allora. Legna di cedro, legna di cedro. Ok. Ora squartiamo sto cedro. Vabbè, ma che cazzo squartiamo a fare? Io ho un mare di cibo. Infatti, mangio. Ah, devo fare l'acqua. Bevi. Fare un po' d'acqua. Slot cucina. Acqua. Squagliamo l'acqua, cuoci, slot cucina, acqua, cuoci. Ok, l'acqua. Oh, ci siamo pure bevuto, era meglio non berba, però vabbè. Dettagli, dettagli, prendiamo l'acqua. Allora, cuciniamo altra acqua. E uno e due. Fai passare il tempo. Fai passare il tempo. Prendi. Prendi. Perché sta musica ora? Fai passare il tempo. Fai passare il tempo. Prendi. Prendi. Ok. Raccogli. Raccogli. Dopo il gioco. Dopo che il gioco ha scoperto che mangi kebab, si ribella ai tuoi comandi. Forse è questo il motivo di Skynet. Non è vero, non è vero. Cioè, che ha saputo dire il kebab. Cioè, secondo me l'ha inventato il kebab Skynet. Facciamoci la carne di lupo che non ci serve più un cavolo. Allora, vediamo sulla mappa. Ci abbiamo le scorte del detenuto qua sopra, ma dubito che riusciamo a ritrovarle. Però andiamola a vedere un secondo e poi ce ne andiamo. Che ore sono? 22:32. Un'altra oretta. Possiamo andare avanti nella storia, ragazzi. Che volete fa? Andiamo avanti nella storia. Che tanto l'unica missione che non abbiamo fatto. Ah no, il bunker c'è. Cazzo. Voglio andare a vedere sto bunker. Poi dobbiamo aspettare la notte con l'aurora boreale. Ma se troviamo le scorte di sto tipo prima. Andiamo qua.
Chissà se tu mi penserai. Eccole qua. There you are. Cioè, un cavolo ci ha dato. Un cavolo. Ma quindi io scendendo qua, forse c'è una corda lì per scendere? Ma no, questo non ce la fa manco più a camminare. Non ce la fa più a camminare, dico io. Dico io. Sì, troppo peso, però... Allora, buttiamo questo, sicuramente. Andiamo qua, non possiamo buttare niente. Qua le scarpe, lascio. Ah, siamo scalzi praticamente. Ottimo. Ancora, lasciamo sta cassetta degli attrezzi. Ma non posso buttare nient'altro. Cadavere. Oh, I can still eat this. Piuma di corvo. Piume di corvo. Ok. Che si vede da qua? Un cazzo. Un cazzo. Cioè, mi serve un posto per scaldarmi, già. Capito? Sto camminando scalzo, praticamente. Solo che non mi posso vedere i piedi. Che cazzo. Ah, addirittura i piedi sono... Cioè... Le orme a terra le fa, ma senza che vede il piede. Vabbè. Vediamo questa strada dove ci porta. Che queste non le troviamo, sti operai elettricisti. Smarriti non li troviamo. Solo qua già ci siamo andati. Solo il bunker vorrei vedere, onestamente. Solo che dobbiamo aspettare che si faccia notte con l'aurora boreale. E dobbiamo trovare un riparo. Rischio con l'angelamento. Non ho mai avuto così freddo. Strano che non si lamenti, strano. Gli elettricisti sono dal generale. Generale kamikaze. C'è un punto di vedetta là. Non abbiamo mai visto quella, mi sa, eh? Ecco i lupi. Ma dove siamo? Qua. Ok. E il generale dietro la collina. Generale kamikaze. Allora, inventario, questo, azioni, scarica, scarica. Lascia. Cioè, posso mai accendere di nuovo il fuoco qua vicino? Non lo so,
Proviamo prima a scendere un po' giù, vediamo che succede, dai. Sono scomparsi tutti. Sì, sono delle brutte persone, non Holland. Tu pensavi di essere l'unica brutta persona, ma ce ne sono veramente tante. Sto per morire. Che strade sto facendo? Non so nemmeno dove, cioè, boh. Infatti non esce sta strada. Cioè, sui monti. Là, sui monti con Annette. L'orso! L'orso! Non sto venendo qua! Sto venendo qua! Dove è andato? No, cazzo, sto cadendo! No, no! Non riesco a... Ah, ecco. Dove sto? Oh, manco muore però, ho finito tutti i colpi. No, sta scappando. Ma è serio, l'orso che scappa. Beh, non lo so, eh. No, mi faccio male qua scendendo. Ma perché? Ma perché devo scendere? Ah, sì, devo scendere per forza. Mi faccio male. Ok. Mi faccio male, ma già lo so. Già lo so. Cioè, è più alto, no? Sto posto. Fanculo. Ok. Aia. Ecco. Ok. C'è un altro essere umano qua a terra morto. E c'è un'altra grotta. Che cazzo è sta roba? La grotta del diluvio. Scheletro. Ok, vuole pure dormire. Questo c'è il letto qua. Però ci dovremmo fare il fuoco. Solita cosa. Però ho preso il fucile. Ok, non ce ne frega un cazzo. Quindi buttiamolo a terra. Poi buttiamo a terra un po' di roba. Tutto, lascia. Cioè ancora non. Cioè ancora non. Cioè sono ancora pesante. Ok, accendiamo anche il fuoco, stiamo morendo. Possiamo pure svenire dal sonno. Allora, prima di svenire dal sonno, poi ci prendiamo la droga. Bevi. Mettiti a dieta. No, assolutamente no. Siamo nella neve. Stiamo morendo assiderati. Mi devo mettere a dieta. No, no. Assolutamente no.
45 minuti, moriamo, ragazzi. Moriamo. Ecco, distorsione. Mi sono anche procurato una distorsione. Annulla. Dove sta questa distorsione? Ah, no, rischio. Ok, si è a rischio. Se è a rischio ce ne frega un cavolo. Sì, la droga sul serio. Perché qua tipo si sta addormentando. Si può addormentare perché è stanco. Mi prendo la droga e ovviamente non... improvvisamente non è più stanco. Quindi è palesemente droga. Capito che c'è sonno. Dammi il tempo. Dammi il cazzo di tempo. Ok. Something's gotta go. Ok, dormiamo. Ora si fa notte però. Cioè, siamo a mezza giornata, io come faccio a dormire tutto questo tempo? Ah, vabbè, magari esce tipo... l'urso! Ho sentito il rumore dell'urso! Eccolo là! E com'è morto? È morto l'urso! Come povero orso. Cioè io mi sono salvato, povero orso. Ma che brutta persona sei. Mangi pesce. Detta così non è proprio bella, non la comunque. Lasciateli tutti a me. Cosa lasciamo tutte a te? Perché sei malizioso, sì. Un bel po'. 4. Vediamo se esce l'aurora boreale. I pesci. Cioè, vuoi tutti i pesci tu? Non sono troppi? Dai che c'è l'aurora boreale. Dai che c'è l'aurora boreale. No. Ah, però c'è la... no, c'è la luna... niente. C'è la luna niente. Allora, beviamoci su. Mi state facendo venire voglia di sushi. Fatela passare, allora. Ah, mangiamoci un po' di carne fresca, dolce. Allora, è tutta un'altra cosa. Tutto prende un senso. Una sprite. Avessi scritto uccelli, ok, poteva fraintendere, ma si parla di sushi. No, in realtà stessa cosa. Quasi quasi me lo concede per il ponte dei morti. La vedo dura. La vedo dura. Però magari, boh. Comunque, ragazzi, vi avverto già che probabilmente nel Ponte dei Morti non faremo dirette, però vabbè, poi vi avverto più avanti. Ah, settimana prossima, è giusto? Cioè, potrebbe uscire l'aurora boreale, però, eh? Cioè, perché io non ho mai visto così limpido il cielo? A mangiare sushi può essere, non lo so. Vedremo.
Vabbè, siete disgustosi. No, ma Nana Volante, io sono d'accordo con te, cioè, sono assolutamente d'accordo con te. Ma dice che qua ci doveva stare sto bunker. Ma che è quella luce là sotto? Che è quella luce blu? Allora, il bunker. Siamo proprio dove dovrebbe stare il bunker. Eccolo qua. Ah, mi fa entrare, quindi c'era l'aurora boreale. Ok, ah. Vediamo se hanno lasciato qualcosa di utile. Ok. Cioè, stava arrivando l'aurora boreale, quindi siamo proprio a pelo. Usa. Ok. Bengala, bengala. Fiammiferi di legno. Polvere da sparo. Le cose qua non ci interessano. Legno ce lo prendiamo. Tanto già so. Questo si droga, poi vede l'aurora boreale, luci blu. Tra sushi e kebab vedi te. In realtà sicuramente andrò a mangiare la pizza io. Visto che c'è gente che sta mesi e mesi senza mangiare, anzi anni senza mangiare una pizza decente. Non so come si faccia. Io 3 giorni devo mangiare la pizza. Massimo 3 giorni. Cioè proprio. Libro, giornali, registro. Valutazione medica del detenuto 5627. Riepilogo. Numerose evidenze di traumi sia pre che post incarcerazione. Fratture spiroidi dell'omero su entrambe le braccia. Danno al legamento cervicale. Gli esami retrologici mostrano varie slogature nella spalla. Il paziente segnala una sindrome post-concussiva. Si raccomanda una valutazione improntata a criteri clementi di rilascio. Si veda in allegato la storia del detenuto. L'esame psicologico segnala bassa rischio, segnala bassi rischi di recidività. Cordialmente la commissione medica del penitenziario blocco. Quindi che ce ne frega? O che ci importa? Perché il libro? Ok. Braccia. Poi vedremo quando leggerai tu. Guarda, voglio proprio vedere. Dici che sai leggere. Sì, no, vi inonderò di foto, vi farò venire voglia di sushi. No, assolutamente no. È difficile. Sì, tu. Assolutamente tu. Contenitore metallico. Ok. Oh, abbiamo trovato le tisane di Tris. Ma Tris c'è ancora? Che non sai leggere. Ma quello è uno zaino. A che ci serve lo zaino? I could use this. Ma Tris, ho trovato le tisane. Cosa non comprendi, Alessia, comunque? Non ho capito. Cosa non ti è chiaro? Nel fatto che non sai leggere. Ultima volta che ho mangiato pesce tagliata di tonno era il 2012 agosto ed era a Malta. Già che sei sopravvissuto, è una grande cosa. Allora, vediamo un po'. Perché? Allora, noi abbiamo questo. 21, 5%. Quindi come dice questo dovremmo riparare. Ah, non c'è il kit da cucito.
Ottimo. Io mangerei ogni giorno pesce, da allora solo Fiorentina e tagliate, vedi? Cioè, no, la Novolante già è una persona un po' più. Già mi sembra, non esageriamo, una persona un po' più seria. Pesce, dai. Manco i pescatori mangiano il pesce, va. Indossa 02 indossa, facciamo l'ascia, poi scarpe e scarpe 35 e 33, mettiamoci questo, indossa l'ascia, ok. Poi ragione Antec, te le ah, come? Mo se le cerca, scusami, com'è sta storia? L'ho detto io. Allora, teorie del complotto, belle le teorie del complotto, mi piacciono. Quelle luci continuano a tornare, ancora e ancora, non si fermano mai, sin da quella prima notte. E ora i lupi sono strani animaletti, deve dipendere da qualcosa a Blackrock, però non so. È come se i confini di ogni cosa fossero sfumati, continuano a sognare il mare. Sono di nuovo sull'acqua, li vedo rotolare giù dalla montagna. Non riesco a fermarmi, il fiume mi inghiotte. Non volevo restare qui in zona dopo che sono uscito, era come un enorme buco e ora me ne sto seduto sul bordo a guardare dentro, giù dove ero prima. Come diceva il dottore, continua a scrivere, se scrivi respiri. Interessante. Interessante. Apriamo la griglia. Munizioni revolver, ok, l'altra volta c'era tipo le lettere qua dentro. Ok, abbiamo aperto tutto, abbiamo visto pure il bunker. Ok, quindi ragazzi io direi di tornare alla prigione, quasi quasi domani lo finiamo. Che dite? Fa bene il pesce più della carne. Non lo so, Alessia, non lo so. Non sono tanto convinto. Dai, per favore, stacchiamo che poi non riescano a scrivere oscenità, direi. Certo che il cartello con le redazioni è utilissimo. No, ma infatti, cioè, ah, aspettate, forse era meglio dormire? Anche perché l'aurora boreale non c'è più. Infatti, vedete, non c'è più l'aurora boreale. Cioè, non ci sono più le stelle. Ah, posso scendere, ok. Allora, andiamo nel bunker qua. Il letto dove sta? Dimmi che c'è qua. Letto. Ho visto il letto. T-shirt seminuovo. Letto. Ok, dormiamo le nostre 7 ore. Questo si sveglia e si ricorda che deve dormire. Sì, o si mangia o si dorme, cioè non è che ci stanno molte altre alternative. Devo bere. Bevi. 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 Sempre a dormire anche nel videogioco. Che vuol dire anche? Fammi capire. Sono solo calunnie le tue, sappilo, Alessio, sono solo calunnie. Calunnie negative. Pura verità. E che ne sai che dormo sempre?
La differenza tra carne e pesce è solo che le proteine del pesce si degradano ad una temperatura più bassa rispetto a quelle della carne. Per il resto, se mangiate con moderazione, nulla fa male, nulla fa bene. Azzolano Volante si è sentito di dover condividere con noi le sue esperienze nutritive. Quindi l'hai fatto veramente innervosire, Alessio, sappilo, Non ha mai esplicato così tante cose. Cazzo. Stronzi. Stronzi. Le esplico sempre che tu per la prima volta non hanno le ha capite. Non credo proprio, non credo proprio. Non credo proprio. Volante, io sono anche una divoratrice seriale di arrosticini, ma che brutta cosa. Che brutta cosa. Guarda i lupi come scappano ancora, guarda quel lupo dove cazzo sta. Non sa dove scappare. Ma ce lo ritroviamo di nuovo addosso, sto lupo. Ma qua dove c'era... Ah, ok, siamo qui, perfetto. Sono buonissimi arrosticini. Ma, vedremo. Dai, vabbè, pecore e pesce, poi uno deve stare zitto. Vabbè, certo, è una volante, tu falla parlare, capito? Però, cioè, fino a un certo punto. Sì, lo so che il segnale non funziona bene. La volante serie non l'avevo ancora letto. Sì, ma effettivamente è quello, l'ha fatto talmente incazzare che ha dovuto dire le cose seriamente la volante. Cioè, non è abituata a certe cose. Incazzato, figurati per così poco. No, per molto di meno ti incazzi, no, volante, lo so per certo questo. Eccola lì, castrato di pecora con esattezza. Dai, che ce ne stiamo andando a casa. Eccolo lì. Dove sta solo? Ah, sta laggiù. Ok, non ci interessa. Sapevo con il castrato e l'agnello, ma ammetto la mia ignoranza su queste cose. Ma perché tu ci credi pure, Nana Volante? Dai. Ma dice 3-4 cose a caso, senza un senso logico. Ok, scappano, fammi scappare pure a me. Che scappano. Credo a Dante Hack Divino, penso se non credo ad Alessia. Vabbè, sono fatti tuoi, cioè.
Antioch Divino ti ha dato molte prove. Adesso spara minchiate, come vedi, quindi. I would drink almost anything about now. Puoi credere non costa nulla. Dipende, costa. C'è chi crede e chi non crede. Credendo o non credendo. Poi non credi. Allora, sposto tutto nel contenitore, perfetto. Togliamoci pure i panni da addosso, la pistola, tutto, via. Siamo nudi. Allora, ragazzi, io salvo qui. Nudo. Salvo qui. Sovrascrivi. Questo continuiamo domani. Ok? Vi va bene? Vi va bene? Penso di sì, che cazzo. Penso che è finito ormai. Stai girando con le budenda fuori. Sto girando così precisamente. Tanto sono figo. Non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Non so se mi spiego. Ok. Salvataggio, abbiamo salvato, quindi niente. Esci. Esci. Eh sì, domani lo finiamo, Alessio. Un pagliaccio in mutande. Bianco come no. Beh, Johnny sta sulla neve, sta quasi assiderato. Ma sempre così era, eh? Sempre stato così. Ma come si guadagnano i punti pizza? Guardando le dirette, Alessia, guardando le dirette. Tu che c'hai pure l'abbonamento, guadagni il doppio dei punti. Pagando, magari pagando le pizze tante, ok, magari. Allora, ragazzi, l'appuntamento è per domani. Domani però potremmo fare anche la diretta delle 18, giusto? Aspettate. Vabbè, vi aggiorno sul gruppo nel caso, ragazzi. Eh sì, infatti è quello il mio problema, che giustamente il Milan gioca alle 20:45. Notte signori, notte, se non ti cacciano via. No, non mi cacciano via. Per il momento almeno. Allora, ragazzi, dalla regia mi dicono che alle 18 ci sono e quindi di conseguenza facciamo la diretta domani alle 18. E 18 arriviamo fino alla partita del Milan, quindi facciamo 18 20 e 30. 18:20 e 30 domani e continuiamo The Long Dark. Non facciamo Watch Dogs, perché così almeno finiamo The Long Dark. Ce lo finiamo almeno. Ok?
Quindi l'appuntamento è per domani alle 18. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia. E voi, sì, proprio voi che state guardando questo video, state guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci in diretta anche su Twitch, perché ragazzi siamo in diretta praticamente tutti i giorni, dalle 21 alle 23:30 normalmente, a parte domani. Domani saremo in diretta alle 18. Buonanotte ragazzi, e grazie per avermi fatto compagnia.